La nostra azienda è stata fondata nel 1978 dai nostri genitori, Lucio e Mirella. Loro avevano un sogno, vendere il prosecco in bottiglia. La loro prima vendemmia fu nel 1977 e imbottigliarono solamente 10.000 bottiglie. Direi che da allora di strada ne è stata fatta. Uno dei miei primi ricordi nei vigneti è stata quella volta che siamo andati io e mia sorella a dare acqua alle viti piccole perché c'era un'estate incredibilmente torrida e avevamo appena piantato 12 ettari di vigneto conegliano. Per noi è molto importante partire da una materia prima di alta qualità. Per questo motivo la nostra zona di produzione è molto limitata. I nostri vigneti sono tutti limitrofi al comune di Vidor, uno dei 15 comuni produttori di Conegliano Valdobbiadene di OCG. Queste colline, a cui noi siamo davvero molto affezionati e che offrono un prodotto di qualità eccellente, sono diventate patrimonio UNESCO nel 2019. In tanti mi domandano come facciamo a scegliere le uve, le basi, quale uva appunto deve essere destinata per fare quel tipo di vino. Non sono altro che anni e anni di sperimentazioni. Sempre siamo specializzati nella produzione di prosecco. Abbiamo davvero un vino per ogni occasione. Attualmente il 70% della nostra produzione è Valdobbiadene di OCG. Produciamo anche il prosecco DOC Treviso, degli spumanti e dei vini fermi che facciamo utilizzando la uva glera della parte più pianeggiante dei nostri terreni. Siamo davvero molto orgogliosi di quello che facciamo, di quello che hanno creato i nostri genitori e che noi, come vedete, cerchiamo di portare avanti. Per questo motivo la nostra missione è innanzitutto fare un buon vino e poi farlo conoscere alle persone di tutto il mondo.